Ottimo coordinamento con il Ministro Salvini, che sta seguendo assieme a me da vicino la vicenda. Vi sono delle previsioni ottimistiche di ripresa, come ha detto l'amministratore delegato alla SAC. Vi è un confronto collaborativo istituzionale tra la Presidenza della Regione Sicilia e il Governo Meloni, che brilla sicuramente per quella che è l'attenzione che continua ad avere sempre nei confronti della mia Regione. Da oggi mi auguro che l'Enac ci consenta di portarli da 4 a 5 movimenti per ora, quindi 5 arrivi e 5 partenze. Nel frattempo stiamo continuando a fare la bonifica del Terminal A, siamo stati oggi a fare un sopralluogo, al seguito del quale col Presidente Schifani e col Sindaco abbiamo poi fatto un collegamento col Ministro Salvini e col Presidente Nazionale dell'Enac, al quale abbiamo comunicato anche ulteriori lavori col Comandante Sigonella, per cui si farà un piccolo ma importante terminal con una tensostruttura molto grande che consentirà di aumentare ancora il numero dei voli per ora attraverso una struttura che sarà montata entro domenica e che quindi dopo un paio di giorni sarà operativa, perché montata questa tensostruttura dall'aeronautica militare noi si possiamo mettere dentro i radiogeni e tutti quegli apparecchi per farne un terminal. Nel frattempo si sta procedendo alla bonifica del terminal A. La ditta più importante che ci sta lavorando, che è Belfort, ci ha detto che entro la fine del mese di luglio o i primi 2 giorni per essere precisi del mese di agosto ce lo dovrebbero riconsegnare completamente bonificato. Questo significa che una volta consegnatoci il terminal si dovranno ottenere quelle necessarie certificazioni, che ovviamente non sono nostre ma che ci dovranno dare per l'area, per tutta una serie di altre cose, e per le quali contiamo di non perdere un secondo per poi tornare a essere totalmente operativi anche nel terminal A.